Salve ragazzi e bentornati sul canale. Sono entusiasta di condividere con voi alcuni consigli e trucchi che vi aiuteranno a massimizzare l'esperienza di lettura dei PDF. Avete mai faticato a leggere un documento PDF a causa delle dimensioni minuscole dei caratteri, blocchi di testo densi o gergo tecnico? Se avete avuto problemi a capire PDF come articoli di contratti, manuali, documenti scientifici o relazioni, non preoccupatevi perché non siete soli. Sono assolutamente d'accordo che alcuni di questi documenti possano essere piuttosto difficili da comprendere, ma non temete, rimanete con me fino alla fine di questo video e imparerete alcuni dei modi più semplici per risolvere questo problema. D'ora in poi sarete in grado di rendere i documenti facili da leggere e da capire come un professionista in pochissimo tempo. Quindi esploriamo insieme il mondo della leggibilità dei PDF. Migliorare la leggibilità dei PDF. Migliorare la leggibilità dei PDF è cruciale perché garantisce che il documento trasmetta il messaggio voluto con chiarezza ed efficacia. Un PDF ben scritto e ben formattato può migliorare significativamente la capacità del lettore di comprendere e ricordare le informazioni presentate. Pertanto è essenziale prendersi il tempo di correggere attentamente i propri PDF e assicurarsi che siano facili da leggere e da comprendere per garantire il massimo impatto sul lettore. In questo video vi mostrerò come utilizzare ChatGPT per migliorare la leggibilità dei documenti PDF in pochi minuti, non importa quanto complessi o tecnici possano apparire o essere. Questo video vi guiderà attraverso il processo di miglioramento dei PDF utilizzando ChatGPT e tratteremo quindi i seguenti argomenti: ostacoli alla leggibilità, cos'è ChatGPT, come utilizzare ChatGPT per rendere il contenuto più facile da capire e il ruolo di PDF Element nell'ottimizzazione del contenuto PDF. Prima di iniziare è fondamentale assicurarsi che i vostri documenti siano facili da leggere e privi di errori. La correzione delle bozze e il miglioramento della leggibilità possono essere una vera seccatura e richiedere molto tempo. Ecco perché ChatGPT viene in soccorso. I vari ostacoli includono l'uso di un linguaggio troppo complesso e tecnico. La scrittura di frasi lunghe e l'uso di termini specifici di settore potrebbero non essere familiari ad alcuni nostri interlocutori. Un altro problema comune che può rendere il testo più difficile da leggere è la presentazione di un grande blocco di testo senza alcun ausilio visivo per spezzarlo, come titoli o punti elenco. Quando le persone si imbattono in grandi blocchi di testo, può risultare opprimente e far perdere loro interesse. Parte 2. ChatGPT. ChatGPT è un chatbot di intelligenza artificiale che può capire e utilizzare il linguaggio come un essere umano. Grazie a ciò ha la capacità di correggere e ottimizzare le letture come una persona reale, ma in pochi secondi può individuare e correggere errori ortografici, grammaticali e di punteggiatura, nonché offrire suggerimenti per la scelta delle parole e la struttura delle frasi. Può anche identificare o correggere alcune incoerenze nello stile di scrittura e nel tono. Tuttavia è importante notare che la ChatGPT non è perfetta e ha alcune limitazioni. Potrebbe non cogliere tutti gli errori o le incongruenze, specialmente nei casi in cui il contesto o il significato del testo sono ambigui o poco chiari. Pertanto, sebbene ChatGPT sia uno strumento prezioso per migliorare la leggibilità dei nostri scritti, è comunque consigliabile che un redattore o correttore di bozze umano riveda il documento per assicurarne l'accuratezza e la coerenza. Quindi, sulla base di ciò che sappiamo, pensate che ChatGPT sia ancora un buono strumento per ottimizzare i PDF? Scopriamolo nella terza parte: ottimizzare i contenuti con la ChatGPT. Per iniziare, andate sul sito web di OpenAI e cercate il pulsante Prova ChatGPT. Una volta trovato, cliccateci sopra per iniziare. Il passo successivo è quello di accedere. Se avete un account Google impostato sul vostro browser, potete usarlo per saltare il processo di registrazione. Per utilizzare la ChatGPT per migliorare la leggibilità del nostro documento, semplicemente copiamo ed incolliamo i paragrafi dal nostro documento nel campo di ChatGPT. Possiamo incollare più paragrafi alla volta, quindi tenetelo a mente. Potete dare alla ChatGPT istruzioni specifiche per rivedere il testo, trovare errori o riformulare un linguaggio complesso. Ad esempio,
possiamo chiedere di correggere questo articolo per rendere la ChatGPT in grado di leggere un testo alla ricerca di errori grammaticali, ortografici e di punteggiatura. Oppure possiamo chiedere di riscrivere questo articolo in modo semplice per rendere la ChatGPT in grado di semplificare il linguaggio tecnico o le frasi complesse che potrebbero essere difficili da capire per i lettori. Inoltre possiamo richiedere sinonimi e frasi alternative per rendere il testo più accattivante e interessante da leggere. L'aiuto di GPT per aumentare l'interazione. La ChatGPT è uno strumento incredibile per ottimizzare la leggibilità dei contenuti. Dovete solo controllare il testo generato da GPT e se trasmette accuratamente l'idea principale risparmierete un sacco di tempo. Se non è così, non preoccupatevi, cliccate su Regenerate Response e ChatGPT farà la sua magia. Ora parliamo di come potete utilizzare il testo generato da GPT per ottimizzare i vostri PDF. Se lavoriamo con articoli scientifici, relazioni o contratti in formato PDF, potremmo aver notato che il testo di questi documenti spesso non è modificabile. Questo potrebbe essere un problema quando dovremo copiare le informazioni per incollarle nel campo di input di GPT. PDF Element è uno strumento software che vi aiuta a lavorare con i file PDF e ha una funzione nativa che vi aiuterà a superare questo problema per rendere i documenti completamente modificabili. Se desiderate selezionare o modificare il testo in un documento PDF utilizzando PDF Element, dovrete accedere alla funzione di modifica del software. Provate a selezionare o modificare un testo e noterete che l'intera schermata è evidenziata in blu. Questo è un segno che il testo nel vostro documento non è selezionabile o modificabile in modo nativo. Ma non preoccupatevi perché PDF Element offre anche per questo una soluzione. Possiamo infatti utilizzare il suo strumento OCR per rendere il nostro documento PDF modificabile. Una volta completato il processo Optical Character Recognition di PDF Element, saremmo in grado di selezionare e modificare qualsiasi parte del nostro documento. Ciò significa che se abbiamo utilizzato la ChatGPT per correggere o migliorare la leggibilità di un paragrafo o di diversi paragrafi, possiamo facilmente sostituire il testo originale con la versione migliorata. Tutto ciò che dobbiamo fare è selezionare il testo che desideriamo sostituire, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere l'icona incolla. Prima di concludere, vorrei condividere con voi un rapido suggerimento. La funzione di modifica di PDF Element non è utile solo per selezionare e modificare il testo, ma può anche aiutarvi a individuare errori ortografici e grammaticali nel nostro documento. Se avete bisogno di modificare l'allineamento, la famiglia di caratteri, la dimensione del carattere o altri elementi di formattazione, potete farlo facilmente accedendo a questo pannello. Come potete vedere, utilizzando gli strumenti di modifica di PDF Element, è possibile trasformare un documento con grandi blocchi di testo in un formato molto più conciso e leggibile, oltre che apprezzabile. Evidenziare le parti importanti. Se desideriamo rendere il nostro documento ancora più facile da leggere, un trucco utile è quello di evidenziare le parti più importanti. Per farlo in PDF Element è sufficiente utilizzare lo strumento Evidenza nella scheda Home e selezionare il testo che si desidera evidenziare. Apparirà un menu a comparsa che vi darà la possibilità di evidenziare il testo con pochi semplici clic. Inoltre, se volete aggiungere approfondimenti o opinioni personali al documento, potete utilizzare lo strumento Note di PDF Element. Ottimizzare i documenti utilizzando ChatGPT. Con le sue potenti funzionalità di correzione delle bozze e ottimizzazione dei contenuti, utilizzare ChatGPT non è mai stato così facile per rendere i vostri documenti più accessibili e comprensibili. La parte migliore è che ci sono molti altri modi in cui possiamo sfruttare ChatGPT per migliorare il nostro lavoro. Dall'editing alla formattazione, ChatGPT ha tutti gli strumenti di cui avete bisogno per portare i vostri documenti ad un livello successivo. Quindi provatelo e rimarrete stupiti di quanto sia più facile creare documenti di alta qualità e leggibili con l'aiuto di PDF Element e ChatGPT. Prima di salutarci, voglio ringraziarvi per essere rimasti con me fino alla fine di questo video. Se vi è tornato utile e se vi è piaciuto, vi sarei grato se lasciaste un mi piace e vi iscriveste al canale. Continueremo a pubblicare altri video con molti consigli e trucchi per rendere la vostra vita lavorativa più facile. Potete anche dare un'occhiata al resto dei video su questo canale, dove troverete altri buoni consigli come questi. Buona giornata e ci vediamo alla prossima!